Seconda puntata del nostro appuntamento dedicato al cinema ambientale. Partiamo con un film che non è mai passato nelle sale, ma è andato in distribuzione direttamente sulle piattaforme televisive, ovvero il caso Minamata di Andrew Levitas, protagonista Johnny Depp. Minamata è forse lo scandalo ambientale più famoso e duraturo della storia, è esploso nel maggio del 1956, quando un medico dell'ospedale di Nichitsu denuncia alle autorità locali un'epidemia di una malattia sconosciuta del sistema nervoso centrale, che verrà poi battezzata come morbo di Minamata. Il morbo altro non era che gli effetti sul sistema nervoso dell'inquinamento da metilmercurio che attraverso i pesci era entrato nell'alimentazione umana dei pescatori della baia di Minamata. Il metilmercurio era lo scarto di lavorazione della fabbrica Cisso che lo aveva smaltito per oltre 20 anni senza preoccuparsi delle conseguenze. Il film ripercorre questa vicenda attraverso gli occhi di William Eugene Smith, vero fotografo americano interpretato da Depp, che negli anni 70 realizzò per la rivista Life un reportage fotografico sul caso Minamata. Dal dramma di Minamata a quello di Casale Monferrato. In Un posto sicuro si racconta il dramma dell'Eternit. Diretto da Francesco Ghiaccio, racconta di un figlio e di un padre, lontani all'apparenza, che si ritrovano quando a questi viene diagnosticato un mesotelioma, il tumore causato dall'esposizione all'amianto contratto in fabbrica. Come la polvere, elemento che caratterizza la vita di chi entra in contatto con l'amianto, anche questo film è grigio, sottile, e penetra nei vestiti e nei polmoni, e ha il sapore della rabbia e del dolore, anche per il processo legale che ha seguito.